con la Castelbuonia Cipolle Piacenza. Siamo qui con Simone Azzani della Lube e con il dirigente della Castelbuonia Cipolle Piacenza, Aldo Binaghi. Aldo, bisogna ripartire da quel terzo set, ma più in generale bisogna ripartire dalla prestazione di questa sera, che nonostante una defezione importante come quella di Grosser, la Gassese è riuscita bene o male a insomma, condurre abbastanza bene. Diciamo che una partita giocata discretamente dai nostri, finalmente finiamo il trittico terribile che ci ha visto davanti le tre squadre probabilmente più forti del campionato. La prestazione dei nostri comunque direi che stasera è veramente discreta. Non abbiamo sofferto o non più di tanto l'assenza di Grosser, che è un'assenza per noi molto importante, anche perché grazie ad Antono che ha disputato una partita sugli scudi. Una vittoria molto importante anche perché Perugia ha vinto, tuttavia insomma, questa Gassese vi ha fatto sudare più del dovuto. Sì, oggi, ma noi lo sapevamo perché comunque diciamo che Piacenza arrivava da comunque due partite buone sia con Perugia che con Trento. Dopo abbiamo visto che il riscaldamento non c'era a Grosser e non abbiamo pensato assolutamente che la partita fosse facile, anzi infatti si è dimostrata una squadra tosta, una squadra che comunque è completa anche con delle defezioni importanti. Poi io, vabbè, conosco bene l'allenatore, quindi so come quello che trasmette proprio i ragazzi, lo spirito di sacrificio, e sapevamo che poteva essere difficile come l'è stato. Dopo noi dobbiamo migliorare su tanti aspetti perché siamo ancora troppo con dei ritmi alti e bassi e questo non va bene. Tutti i set, come abbiamo detto, molto molto tirati, ancora una volta però per questa squadra, tra virgolette, in convalescenza, come l'aveva definita coach Bernardi, a fare la differenza in negativo sono ancora quei piccoli particolari, quegli errori banali che però, se limati, possono poi fare la differenza in positivo. Beh, il discorso è che quando giochi contro questi tipi di squadre devi sfruttare ogni piccolo particolare, ogni piccolo vantaggio che puoi reperire da ogni azione. Abbiamo sbagliato qualche contrattacco, a mio avviso non difficilissimo da mettere a punto. Purtroppo questa è una cosa in cui dobbiamo ancora migliorare, ripeto, perché contro gli squadroni devi sfruttare ogni punto. Se contro Trento il muro e la ricezione erano stati un po' l'elemento negativo, sicuramente l'attacco questa sera ha funzionato molto bene, qui bisogna dirlo, Antonov in sostituzione di Grosser, che insomma ha fatto capire che c'è un giocatore che può assolutamente dire la sua in ogni momento. Sì, soprattutto visto che Oleg non ha giocato nel suo ruolo, ha dovuto stravolgere anche con Bernardi tutta la base della squadra, perché abbiamo giocato praticamente con i tre schiacciatori. Direi comunque che sono andati tutti discretamente bene. Simone, per quanto riguarda la tua prestazione, hai tolto le castagne dal fuoco, diciamo così, in diversi momenti, sei soddisfatto? Ma diciamo che io guardo di più al collettivo che al singolo, perché noi siamo una squadra costruita per vincere, non dobbiamo nasconderci dietro un dito e dobbiamo migliorare tutti, dobbiamo migliorare nelle piccole cose, nelle robe più semplici, io in primis, e perché i nostri obiettivi sono molto alti e puntiamo ad arrivare fra, non so quant'è la tempistica, ma a giocare molto meglio rispetto a questo, quindi siamo soddisfatti ma in parte. E Klitschko stasera era in grandissima serata, un po' meno forse Uantorena, di Cecco però insomma un po' non lo scopriamo di certo stasera, però si è calato subito molto bene la parte, abbiamo visto condurre il Can-Can con veramente grande qualità. Beh, Camille secondo me è uno degli opposti che nel futuro prossimo sarà, anzi è già in una grande squadra e punta a essere uno degli opposti delle grandi squadre, perché ha delle doti fisiche importanti, deve solo, quando entra nel feeling positivo della partita, quando ha consapevolezza di quello che sta facendo, secondo me diventa devastante come lo è stato stasera. Ha sbagliato pochissimo, ha attaccato molto bene, ha battuto bene, e secondo me se gioca con questa consapevolezza, con questa energia, secondo me è sulla strada buona. A questo punto ringraziamo e congediamo anche il centrale della Lube. Facciamo entrare a questo proposito uno dei protagonisti tra le fila biancorosse di questa sera, l'abbiamo parlato. Insomma, Oleg non era un compito facile,
sostituire Grosser, tu però ci sei riuscito, al netto del risultato, comunque alla grande. Beh, è difficile sostituire un Grosser perché è un martello molto, molto fisico e gioca molto bene a pallavolo. Io ho fatto il mio, mi hanno detto stamattina che devo sostituirlo, ieri sera si è stirato in allenamento, quindi dai, mi sono fatto trovare pronto, mi è piaciuto aiutare la squadra in tutto quello, ho dato tutto, quindi così. Abbiamo visto anche quei 3 ace consecutivi, insomma tanta roba. Sì, stamattina lo staff tecnico mi ha dato qualche accorgimento tecnico da fare, l'ho sfruttato in battuta, è andata bene e per questo sono contento. Chiaramente c'è ancora tanto da migliorare, lo ha ripetuto coach Bernardi, l'ho detto anche questa sera al termine della partita. Tanti errori banali, stavamo dicendo prima, che fanno la differenza in questo momento. Più che l'aspetto tecnico, l'impressione è che sia l'aspetto mentale un po' da sistemare. Hai perfettamente ragione, è la testa che comanda ed è quello che dobbiamo migliorare più di tutti, perché sono gli errori semplici che facciamo, sono cose semplici che possiamo migliorare ed è possibile. Non lo dobbiamo vedere proprio come un svantaggio, anzi è un vantaggio. Peccato per i primi 2 set che eravamo in vantaggio e li abbiamo sprecati proprio per queste, posso dirle, cavolate, che potevamo giocarle molto meglio usando magari meno frenesia con più testa. Allora ti faccio un po' una domanda scomoda, voglio metterti un po' in difficoltà anche se sono convinto che te la caverai benissimo. Si è parlato un po' di rumors in questi ultimi giorni per quanto riguarda il mercato, i tifosi insomma fremono per sapere qualcosa, sicuramente con Tondo, con questi continui problemi fisici, insomma servirebbe un altro centrale. La società come si sta muovendo in questa direzione? Per ora sono tutti rumor, senz'altro il fatto di non avere la possibilità di fare un cambio in quel ruolo per il coach è un problema. Adesso vediamo cosa si riuscirà a fare. C'è da dire comunque che Candellaro e Alessandro stanno facendo una buonissima stagione, almeno le prime partite stanno andando molto bene. Il problema è se dovesse infortunarsi uno di loro, non abbiamo un giocatore di ruolo che abbia la possibilità di dargli il cambio. Questo potrebbe diventare un problema. Quindi vedremo sicuramente la società biancorossa attiva sul mercato. Oleg, per quanto riguarda la prossima partita, si andrà in trasferta a Modena. Da questo punto di vista, insomma, i 3 punti saranno d'obbligo. Modena non se la sta cavando benissimo in questo avvio, tra le squadre, diciamo così, favorite, poi per la vittoria finale sembra essere un po' quella un po' più indietro, no? Rispetto alla Lube e a Perugia. Tu come la vedi questa partita? Modena comunque è una squadra non da sottovalutare assolutamente. L'importante è che andiamo con il spirito, con la voglia che abbiamo dimostrato oggi. Ci sono delle cose, come ho detto prima, da migliorare e dobbiamo farlo entro Modena. Aldo, partita contro Modena, insomma, tra virgolette, un po' l'ultima chiamata, no, per la Gas Ace, perché comunque insomma la squadra c'è, i giocatori ci sono, il feeling stasera si è visto, c'è anche con diverse defezioni, però adesso devono arrivare i risultati. Direi che la squadra, la nostra, sta crescendo parecchio, i risultati si vedono. Peccato per stasera, specialmente per il secondo set dove siamo partiti 6-0, abbiamo lì regalato veramente qualcosina. Modena è un pochettino in difficoltà, dovremo cercare di approfittarne, non come appunto in questa situazione che abbiamo avuto in questa prima parte di campionato, quando loro sono sotto dobbiamo cercare di fare in modo che ci rimangano e non essere noi a dargli una mano a tirarsi fuori. Un'ultima battuta, Oleg. Insomma, la Gas Ace ha incontrato, bisogna dirlo e sottolinearlo in questo avvio, le squadre più forti praticamente di questa Superlega. Avete affrontato Perugia, avete affrontato Trento, avete affrontato la Lube, forse tra tutte, anche se è presto per dirlo, però quella un pochettino più forte, che ha qualcosa in più, sembra proprio essere la Lube, e voi siete riusciti a metterli in gran difficoltà. Sì, questo lo dobbiamo prendere come un punto di spunto, come un punto di forza nostro, per continuare questo campionato. Sì, è vero, le prime partite sono state contro le squadre diciamo toste, però dobbiamo restare molto umili e cercare di migliorarci allenamento dopo allenamento per andare
a vincere contro le squadre che conta di media classifica. Allora, siamo arrivati al termine di questo salottino post partita, ringrazio ovviamente i nostri ospiti Aldo Binaghi e Oleg Antonov per essere stati qui in questo post partita, grazie anche a voi che ci avete seguito, l'appuntamento naturalmente per la prossima partita e ovviamente in bocca al lupo alla Gasset per il proseguo del campionato. Buona serata.